Quella tizia, Marla Singer, non aveva il cancro ai testicoli. Era una bugiarda. Non aveva neanche l'ombra di una malattia. L'avevo vista al mio gruppo di parassiti del sangue del martedì, poi al mio circolo bimestrale di anemia falciforme e di nuovo alla mia serata tubercolosi del venerdì. Marla, la grande falsona. La sua bugia rifletteva la mia. All'improvviso non sentii niente. Non riuscivo a piangere. Perciò di nuovo non riuscivo a dormire. Mi è piaciuto molto, è un dottor Jekyll moderno, quindi è un remake di una cosa ormai di cui hanno fatto tanta di quella cinematografia. Devo dire che mi sono divertito molto a doppiarlo, perché comunque il personaggio è stranissimo, è molto bivalente, insomma. Sembra molto un Giano Bifronte. E poi, mentre lo facevamo, mi ricordo che scoprivamo tante cose durante il film. Era molto divertente, insomma, andare ogni volta a ricollegare le scene viste da un certo punto di vista, da un'altra angolazione, insomma, è stato molto divertente. Mi ha detto Sandro che inizialmente erano quasi in forse a scegliere lui per Brad Pitt, perché sembrava che avesse una voce molto rude, non fosse più adatto a lui. Sì, è vero, questa cosa me la ricordo, perché lui effettivamente ha una voce molto particolare in quel film, la tiene molto, molto greve, molto brutta. Una voce proprio da cattivo classico, cosa che invece Sandro, insomma, ha dovuto faticare per fare, facendo l'attore. Il risultato mi è sembrato splendido, insomma. Sì, comunque tu, Edward Norton, poi l'hai doppiato in tanti altri film. Sì. Ho visto che un po' facevate a cambio tra te e Massimiliano Manfredi, sì. Manfredi. Come mai questa cosa? Perché evidentemente ci sono state, in base anche alle distribuzioni del film, da quale compagnia parte, viene data o viene scelta una voce oppure un'altra. Comunque devo dire che l'abbiamo sempre fatto io e lui, quindi già è una cosa, ci sono attori che vengono doppiati da 20 persone diverse, quindi se non altro almeno qui gli hanno dato un tipo di connotazione. Comunque io ho una voce un pochino più pesante di quella di Massimiliano, quindi ecco, per certi film forse era anche più giusta, e per certi film anche era più giusta la sua. Poi c'è stato un periodo in cui hanno distribuito due film sullo stesso argomento, che era la magia, uno era L'illusionista, sì, e l'altro era The Prestige. Sì. E tu hai partecipato a tutti e due, L'illusionista hai fatto Edward Norton. Sì. E in The Prestige mi sembra che hai fatto il sosia di quello che sì, aveva... Sì, sì, scusa, me lo ricordo poco, perché mi ricordo più L'illusionista, il Prestige me lo ricordo meno. Forse perché parli poco. Sì, perché era un personaggio secondario. Mi ricordo il film, mi ricordo questa cosa del sosia, però non... Poi recentemente hai fatto Hancock. Sì. Ti è piaciuto? Molto, vabbè, il film è divertente. È una bella commedia, fantasy, molto carina, molto divertente. E quell'attore, poi mi hanno detto, già l'avevo doppiato, io poi onestamente non me lo ricordavo, però devo dire poi alla fine mi hanno detto il risultato era ottimo. Io purtroppo da quando ho due figli ho dei problemi ad andare al cinema, e allora molte volte aspetto le uscite dei DVD, quindi riesco a vedermeli a casa, arrivo un po' in ritardo sulle uscite dei film. Poi, parlando di Friends, immagino ti sia piaciuto molto come ai tuoi colleghi. Sì, beh, Friends è prodotto, credo, dove veramente hanno preso dei grandi autori, perché per riuscire a fare 10 anni di seguito, quindi 10 annate, credo erano 26 puntate per ogni anno, senza mai annoiare, che il problema delle serie è quello, cioè che dopo 2-3 stagioni non funziona più. Invece evidentemente avevano un corpo di autori molto folto e soprattutto di alto livello, per cui riuscivano a non annoiarti mai. Sono riusciti a far a creare un prodotto credibile dopo 10 anni. Insomma, questi ragazzi hanno cominciato che avevano
25 anni Friends, non ce n'erano 35, alla fine non ci crede più, 40 anni c'erano alcuni, quindi... Però crescevano, si sposavano. Sì, crescevano, infatti devo dire sono stati molto intelligentemente, non hanno mantenuto il cliché iniziale, ma l'hanno cambiato nel tempo, e questa cosa gli ha consentito di andare avanti per 10 stagioni. Potevano farne altre 10 senza problemi con quel tipo di autori, con quel tipo di attori, perché funzionava benissimo. Sapevo che da una parte loro cominciavano a chiedere cifre esorbitanti, poi volevano avere una carriera. Quanto li facevano incassare? Stiamo sempre lì. È come un giocatore di calcio. Quanto ti fa incassare? Che indotto hai? Perché se tu prendi Ronaldinho e poi quello ti fa vendere le partite e gli spazi pubblicitari, alla fine quanto ci guadagni? Di solito nei telefilm succede sempre che un attore teme di... come succede nei telefilm di Star Trek, sì, di rimanere troppo legato a quello, personaggio, certo, e non poter più fare nient'altro, no? Come dire, il capitano Kirk, no? Per certo, quanti film faccia rimarrà sempre riconosciuto come il capitano Kirk, certo. E quindi... Ma forse avevano anche paura di questo, non lo so. Onestamente non lo so, sai, sono scelte di un altro lato del pianeta, di un attore, sì, un altro modo di voi pensare. Voi proprio non vi siete mai incontrati con quelli di Friends? No, non è successo mai, niente, assolutamente. E comunque dopo Friends tu Matthew Perry l'hai doppiato? L'ho doppiato sì, nei vari film, tranne in un film credo, che è stato doppiato da, se non sbaglio, Antonio Sanna. Poi negli altri film l'ho sempre doppiato io, non ha fatto una grossa cinematografia di livello, insomma, sì, più quantitativa. Però anche qualitativa. Quando faceva qualche piccola comparizione in telefilm come Scrubs o Ellie McBeal, sì, si chiamavano sempre a te. Sì, sì, mi è capitato di andarlo a doppiare anche in altre cose. Poi ho fatto un'altra serie ultimamente sulla televisione, dove lui fa un autore televisivo. Devo dire, il telefilm di per sé non era granché, lui comunque era molto bravo perché lui ha dei ritmi molto cabarettistici e quindi per il televisivo sul breve funziona molto. Lui racconta sempre che in Friends era tra quelli che improvvisava molto, comunque sì, partecipava nella stesura. Sì, alla stesura, poteva partecipare alla stesura del contratto. Delle battute, quindi sì, era molto... Sì, lui improvvisa molto, ma io credo che abbia un'origine cabarettistica perché... il modo di fare, le facce, le reazioni, lui era molto, non era per niente teatrale, era molto sempre in controtempo, quindi ti sorprendeva sempre con le sue reazioni. E la cosa particolare è che tutti gli appassionati vi considerano adattissimi al vostro personaggio, al vostro ruolo in Friends, e non sono stati fatti nessun provino, è stata la scelta... No, è stata una scelta iniziale, sì, di Sergio Di Stefano, che ha fatto questa scelta iniziale. Ma sai, all'inizio le scelte sono state fatte in base a quello che il direttore in quel momento reputava. Poi quando un attore lo cominci a doppiare dopo 2-3 anni, lo sai talmente a memoria che molte volte noi al leggio ci rendevamo conto che anticipavamo le reazioni. Cioè sapevamo già che cosa avrebbero fatto, perché conosci il suo modo di recitare, il suo modo di reagire, il suo modo di girarsi, di fare la faccia, l'occhio, lo sguardo. Quindi stavamo lì e dice guarda adesso che fa, non si gira sicuramente, infatti si girava o diceva una cosa. È particolare perché voi più o meno siete molto amici anche nella realtà, sì, per esempio conosci sì, bene Simone Mori. Siete... Sì, sì, esatto. Poi non so se ti ricordi anche un altro film particolare, Galaxy Quest. Ah, grazie, che stasera erano prese in giro dei film di fantascienza. Dei fan di fantascienza. Sì. E tu facevi, mi sembra, quello che, sì, che presenta... Sì, che arriva là come comparsa, sì, se perché non sbaglio. Lui, mi sembra che tu fai e quello si ritrova... che presenta la manifestazione e poi finisci nello spazio con loro. Sì, finisco nello spazio con loro, però ero lì per caso, che arrivavo sì, lì per caso, quello me lo ricordo, molto carino. Beh, quella era... una presa in giro dei vari Star Trek, dei vari film di fantascienza, sì, come faceva 20 anni fa Mel Brooks, insomma hanno rifatto qualche film di questo tipo, anche su quelli dell'orrore, queste cose così. No, quelli sono divertenti, nei limiti del filmetto commedia, insomma. Parlando di Mel Brooks, lui ha fatto Agente Smart. Sì. Tu hai partecipato come protagonista, sì, e a te è piaciuto come film? Molto, beh, a me piace Steve Carell, mi piace da impazzire come attore, lo trovo geniale, perché ha un modo di recitare
capisco che è un azzardo, ma mi ricorda molto Buster Keaton, cioè un tipo di modo di recitare della non reazione, cioè succedono delle cose pazzesche davanti e lui ha quella faccia e rimane statico. Io lo trovo geniale in un momento in cui proprio la cinematografia va in un'altra direzione, lui va sul suo pianeta. Io lo trovo stupendo, bellissimo. Infatti l'ho doppiato anche su una settimana d'addio e E poi sul sequel, un'impresa di... Un'impresa d'addio. C'ha una faccia che è una cosa spettacolare, troppo divertente. Ecco, quello è un attore facile da doppiare, secondo me. Molto facile. Perché è Devi andare, no, inespressivo. gli devi andare dietro. Non perché è inespressivo, perché devi fare quello che fa lui dietro, devi fare proprio esattamente, non devi fare una virgola di più. Quando un attore non è bravo e invece non ti dà nulla, devi dargli tu molto, molto più di quello che dà lui. Lui è una cosa, è come Edward Norton, gli vai dietro, ti dà tutto, ti suggerisce tutto quello che devi fare proprio, le intenzioni, tutto. Tornando a Friends, c'è qualche episodio che ricordi con Bah, devo affetto? dire, tutte le serie, forse le puntate, quelle del matrimonio, quando si sposano con Monica, insomma, sono quelle dove c'è stato un po' di cambiamento perché cominciava la serie un po' a, diciamo, una fase di stanca e hanno creato il rapporto fra loro due che si sposano, insomma, devo dire, è stata una bella sferzata. Per Perché chiaramente ha cambiare. creato dei problemi all'interno dei rapporti fra di loro, dei personaggi ovviamente. È stato triste però che, malgrado il successo che ha tuttora, tanto che lo danno sempre via Sì. satellite, addirittura è arrivato sulla Rai, su Mediaset, Sì, in tanto che contemporanea lo trasmettono. erano La sera arrivati si a vede su darli. tre canali diversi. Ma è incredibile che quando è andato in prima TV andava quasi in seconda serata sulla Rai, è Ma stato se ti posso dire una distribuito cosa, con... la prima volta che è stato trasmesso andò sulla TV svizzera. Sì, quello La lì sono prima stato serie andò sulla TV svizzera e commissionato. non lo vedeva nessuno. E già Tanto in che America era un cult, cioè aveva un seguito pazzesco. in Svizzera lo chiamarono Amici, e Sì. c'è proprio, ho proprio la Sì. sigla iniziale di Esatto. qualche episodio. Sai, lì entriamo un po' purtroppo nelle logiche di mercato. Molte volte si trasmettono delle cose in televisione senza capire il valore che hanno e magari si punta su altre cose che poi sono dei flop pazzeschi. D'altra parte, chi è che fa certe scelte forse a volte non è gente di televisione, magari è gente messa lì dalla politica e quindi forse non è neanche preparata Io a ammetto. fare determinata scelta o a dirigere certe. Lì c'è stato un grosso lavoro a livello di autori perché le cose sono scritte, le situazioni sono scritte, sono proprio belle. Ed è proprio pieno, in 20 minuti Sì, riescono a... guarda, si vede proprio un grosso lavoro sul copione, ma lungo, un lungo lavoro sul copione. Quello alla fine paga. Per passare avanti, sì, me lo ricordo. Noi siamo andati avanti per più di un anno a doppiarlo. Beh, è quello che fanno su Sui Canale tempi. 5 Costanzo, no? La Maria De La Maria Filippi. De Filippi e la produzione di Costanzo, è quello, cioè è identico, hanno proprio preso quel passo adelante e l'hanno rifatto, l'idea è quella, le scenografie sono quelle, la scuola, cioè è quello, proprio Sì, io identico. adesso... Anzi, mi ricordo che quando andava in onda passo adelante, addirittura lo tolsero dalla trasmissione, dal palinsesto, perché doveva andare questa cosa di Maria De Filippi ed era uguale, non potevano mandare due cose simili, vicine, come orario, una delle due avrebbe perso audience. Però io adesso non l'ho guardato mai da normale spettatore, non mi ha mai attirato molto come telefilm e mi sembrerebbe quasi incredibile se avesse più successo questo in TV che di quello che ha avuto Friends. Ma sai, sono due prodotti completamente diversi, diretti a due pubblici completamente diversi. La bellezza della televisione è anche questo, che può trasmettere Sì, una cosa per un ogni tipo certo di pubblico. target o per un altro. Cioè, è chiaro che Friends va su un certo target, Paso Adelante è un pochino più per ragazzi molto più giovani, non è che abbia grosse pretese, però ecco, per esempio Paso Adelante in Spagna ha avuto un successo pazzesco. Proprio perché non c'erano trasmissioni come Amici, come questi qua che hanno fatto da noi, che è chiaro che hanno preso da lì, perché Sì, insomma tutti è arrivato 2 o 3 anni dopo, sullo quindi. stile del Grande Fratello. Sì, ma sai, reality,
devo dire poi alla fine, ecco anche lì, il Grande Fratello, i primi due anni, era una cosa, cioè era una cosa, avevano inventato una cosa. Una novità. Poi ti piace, non ti piace, andiamo al di là di questo, non dobbiamo vedere il gusto personale, vediamo il risultato finale, qual è? Hai fatto audience, quindi vuol dire che è una cosa che attira. Quando sei arrivato al sesta, settima annata, ma oramai, ma chi ti vede più? Cioè credo che l'unica cosa che resista ancora sia l'Isola dei Famosi, a livello di reality come grossi ascolti, perché la Talpa è un flop pazzesco. Non è proprio. Credo che l'Isola dei Famosi sia l'unica che resista per il fatto che ci sono persone famose all'interno che stanno lì, che soffrono, e allora per la cattiveria umana la gente sta lì che guarda le cose. Però, ecco, quella è una cosa. Perché la gente si ricorda Tarigone? Però molti, perché era un personaggio. Però molti dopo gli altri, fratello, non dice, di quell'anno chi ha vinto io non me lo ricordo, capito? Perché quello è un personaggio. C'è uno, mi sa, che ha fatto Carabinieri dopo il sì, Grande Fratello, darsi, non mi ricordo bene il nome. Però sai, lì è un fatto di target. Grande Fratello va verso un tipo di persone. Io posso capire anche che una persona di una certa età magari non apprezzi Friends, primo perché è il tipo di comicità proprio, che è molto moderna. E poi va su un tipo di pubblico che va dopo i 20 anni, ma anche di più, secondo me, torna ai 30. In quei casi rari in cui riesce a fare battute sul sesso, su ogni tipo di cosa, ma senza essere mai volgare. No, è vero. È vero, proprio verissimo. Riesce a mantenere una. No, e poi devo dire che anche cattive, cioè le battute sono anche molto cattive, sì, non è che si sono mai risparmiati sulle persone o sulla politica o sulla. E a volte capita che, come dire, ci vuole un po' di tempo prima di capire sì, beh, bene sì, il significato vero, di alcune battute. Vero, assolutamente. Veramente. Sai, anche lì molte volte si è dovuto delle volte cambiare e trovare dei corrispettivi italiani. In italiani o talmente famosi per cui potevano essere fruibili, perché se loro fanno una battuta su un presentatore americano, come se citassi Pippo Baudo negli Stati Uniti, li guardano come, ma chi è? Capito? Sì. E quindi chiaramente dovevi trovare magari un presentatore più famoso, un cantante, cioè fare delle battute per cercare di portarle verso una cultura più internazionale, che sennò qui, molte volte sai il problema di quando fai i doppiaggi in Italia, se sono cose troppo americane, ti arriva poco, perché magari ci sono riferimenti alla politica, cose che per noi lì rimangono. Poi in Francia è famoso il caso che c'era il ragazzo di Rachel, che era uno straniero, che voi l'avete chiamato Pablo, ma sì, in originale si chiama Paolo. Certo, è dell'italiano. Sì, perché noi chiaramente che facciamo subito, siccome deve sembrare uno straniero, per loro è uno straniero, allora abbiamo fatto, dice, facciamo lo spagnolo, così. Un vecchio trucco per ovviare a questo problema, perché se no, cioè, italiano, ho capito, noi siamo in Italia, parlano tutti italiano, qual è il problema? Oh, sì, pensa che Futurama è un. Non sono riuscito a non vederlo mai. Non mi ha mai attirato. No, ma sì, anche quando lo doppiavo, mi ricordo, mi divertiva pure. Però non mi ha mai preso come prodotto. Però è una cosa mia personale, onestamente. E i tuoi figli che sappiano non hanno mai visto? Guarda, i miei figli vedono molto cose Disney. Sono anche piccoli, cioè hanno 3-6 anni, quindi devo anche cercare di limitargli certe cose. Cioè non gli posso far vedere, che ne so, Kenny il Guerriero, insomma, perché insomma, un po' violentino per quello di 3 anni. E allora sai, col Disney più o meno te la cavi, perché sono sempre buoni sentimenti, bei cartoni, neanche Daitan, mai paura là. Gli hai fatto vedere. Ma Daitan, guarda, forse il primo qualcosa ha visto, però è un'altra generazione questa. Questi piccoli sono. Non attecchisce molto. Io ho visto col piccolo, ecco, se ne muoiono per i gormiti, per altre cose di questo genere, ma. Quello è proprio un cartone proprio generazionale nostro. Dici che i tuoi figli diventeranno doppiatori? Non lo so, io possono fare quello che vogliono nella vita, vi auguro di diventare uno notaio, così per comodità. Mette una firma e prende i soldi. No, scherza, no, basta che sono contenti, possono fare quello che vogliono. Se vogliono fare questo mestiere, ben venga, se no un altro va benissimo lo stesso. Comunque, più o meno ho imparato che solitamente se uno
nasce nell'ambiente del doppiaggio, è più semplice diventare doppiatore piuttosto che uno che viene Ma da innanzitutto è più fuori. facile perché ci vivi da sempre e comunque è come i figli di quelli che fanno il teatro. Quando cresci da bambino e stai dietro le quinte, l'orecchio, le cose, sentire. Io vedo per esempio molte volte a casa quando faccio degli adattamenti, per esempio adesso sto adattando questo Merlin, e io ho mio figlio che si mette lì vicino e magari sta qualche minuto, mi guarda e sta lì mentre io provo le battute. E quindi comunque ci sono delle cose che ti entrano dentro inconsapevolmente, ti entrano all'interno. È come uno che fa il fabbro e il figlio gli va a dare una mano in officina, e quello si trova un mestiere senza aver fatto la minima fatica perché vedeva il padre. No, ma poi si dice sempre che la mente dei ragazzi come dire, è molto spugnosa, nel senso Sì, che da piccoli si impara quasi qualsiasi cosa, tutto. certo. Una cosa che non impari da piccolo, più vai avanti, più ti è Sì, fai molta più difficile fatica. impararla. Non mi sembra, cioè mi pare come in tanti altri lavori che, insomma, che i figli poi continuano a fare il mestiere dei padri. È Però normale, è più facile. A volte fa un po' brutto vedere nelle schede dei doppiatori che tutti quanti hanno padre doppiatore o cugino doppiatore, c'è Sì. una sorta di parentela e sembra quasi una casta chiusa, proprio come i notai, Ah. cioè nel senso che è difficile diventare un notaio se tuo Certo, padre non è no, questo è vero un notaio. assolutamente, infatti sono d'accordo con te, però sai, quando, ecco, io se devo chiamare, cioè, mi è capitato per esempio un bambino dei 5 anni, e c'ho mio figlio, scusa, però vista, gliel'ho fatta fare perché ce l'avevo là, capisci Sì. la rapidità e la comodità, ma non perché io voglio che lui faccia il doppiatore, non mi interessa, in quel momento mi serviva un bambino che faceva mamma. Lui è arrivato di un po' mamma, urlando, mamma, perfetto, capito? E io ho risolto il problema. Invece avrei dovuto, capito, chiama Chiamare. l'ufficio, prendi quello. Allora mi sembra un bambino di 5 anni, come ce l'ha la voce? Non se ne esce più. Allora Poi molte magari volte, capito, per comodità, capito, a Rossella, il figlio di Rossella, senti, mi porti tuo figlio, mi devi dire due battute, anche così si comincia. poi ho sentito di te che sei anche molto appassionato di computer e dei giochi di ruolo. Sì, no, mi piacciono i giochi non di ruolo, di strategia militare. Beh, tipo, sei Risiko? Sì, vabbè, Risiko è molto semplice, però insomma, però giochi di strategia mi piacciono, economica, militare, insomma, questi qua mi piacciono molto. Quindi tanto mi ci metto, da quando ho i figli molto meno, però è una passione Ma dico sempre su che ho. No, internet o. no, 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 con sì, di videogiochi, sempre sul computer. Sempre sul computer, no, e poi su internet, poi ci mangio, ci vivo su Però internet, faccio non, tutto io su internet. cioè, da quello che mi sembra, non hai mai fatto un tuo sito No, personale, non hai no, mai no, avuto assolutamente, queste. no, Non ti è mai no, ma interessato. non mi, onestamente non mi interessa. E non ti dispiace neanche che i doppiatori vengano un po' tralasciati, ma invitati a trasmissioni TV? Sono sincero, non proprio me ne frega fino a un certo punto. Guarda, per me nel momento in cui tu fai doppi qualsiasi prodotto, uno spettatore vede quel prodotto e non si accorge che è stato doppiato, tu hai fatto il massimo del tuo mestiere. Tu sei riuscito a doppiare senza farti accorgere che quello è americano e tu parli in italiano. Quello è il massimo. Cioè che la voce non è di Che non quell'attore. stacca. Sei riuscito a far parlare quell'attore in italiano. Quello è il massimo, se qualcuno non si accorge, quando è come la musica, se tu vai a vedere un film e non ti accorgi che c'è la musica, ma c'è, vuol dire che la musica è perfetta, capito? Sì. Perché è lì, doveva stare lì, e tu non ti sei accorto che è partita la musica, magari quando non c'entra niente te ne accorgi subito. Senti, se un attore fa un film, recita un personaggio, e tu sei talmente preso dalla storia che non ti accorgi più che stai vedendo un film. E quel film è il film perfetto. Quel film perfetto. È un po' triste la moda che c'è ogni tanto, che quando c'è un film di dubbio valore cercano di valorizzarlo chiamando, come si dice, dei talent, delle persone Quella è famose a un'operazione doppiarlo. commerciale. Non la trovo neanche sbagliata, è un'operazione commerciale. Secondo te Una volta si no? pubblicizzava il film, no? Cioè si spendeva tanti soldi per pubblicizzare il film. Se tu puoi con un talent
soprattutto con i cartoni si fa, questo lo fa la Disney, non è sbagliato. Tu chiami un talent, quel film comunque è un cartone, quel personaggio lì fa anche un passaggio in televisione e dice ho doppiato Pinco Palla, Toy Story, e quella è pubblicità, è un'operazione commerciale, non la trovo così, così sbagliata, la trovo anzi. Però alcune volte hanno esagerato, per esempio non so se tu hai presente il film Shaolin Soccer. Sì, io mi è anche piaciuto molto. Sì, non si poteva sentire, è vero. Se l'avessi fatto doppiare da doppiatori normali, secondo me non avrebbe avuto lo stesso successo. Perché comunque ha attirato una nicchia di pubblico più ampia. Ma non ha avuto successo? Ma io, a parte a me mi ha divertito da morire, lo trovo geniale quel film. L'hai visto doppiato? Sì, sì, l'ho visto doppiato. No, l'ho trovato geniale, il film è geniale, cioè, troppo divertente. Però ho paura che se non ci fosse stato il traino dei calciatori, ma sarebbe rimasta una cosa a livello di internet. Io sono un grande appassionato di doppiaggio, sì, sì. Io non sono quello snob che dice, ah no, meglio il film originale. Però c'è stato un raro caso che Shaolin Soccer l'avevo visto con i sottotitoli, e me l'ero goduto di più che doppiato male da gente, sì, che comunque non si è doppiatore, faceva schifo. Ma sono d'accordo con te, fanno i calciatori, fanno i doppiatori, ma su questo sono assolutamente d'accordo con te. Un film del genere, se tu lo trasmetti con i sottotitoli, in quanti lo vedono? No, quello lì sì, però capito? Io l'avrei preferito doppiato bene e me lo sarei goduto di più con doppiatori seri. Era un film particolare. Cioè, lo so. Già in Italia il calcio però è popolare. Riesci a quindi venderlo? Secondo me un film sul calcio già avrebbe potuto richiamare la gente. Come dire, da noi è andato molto il cartone animato di Holly e Benji. Ma non è per un pubblico di tifosi del calcio. Holly e Benji è andato molto in Italia, ma non perché è stato doppiato da calciatori, perché trattava il tema del calcio che in Italia aveva molto. Quindi secondo me potevano anche rischiare di... Devo dire, anch'io quando l'ho sentito la prima volta si è accapponata la pelle. Però poi alla fine il film era talmente... Secondo me è bello quel film, è talmente bello che è vero che stacca il sonoro, sono d'accordo con te. Però alla fine ho detto, vabbè, ma alla fine funziona uguale. L'operazione è stata chiaramente commerciale, cercare di aumentare il target. E forse alla fine ci sono riusciti, non abbiamo la controprova. Purtroppo non, su queste cose non ci sono controprove. Ma quindi adesso io non conosco l'incasso ai botteghini, però da... Non guardare solo l'incasso ai botteghini cinematografici, guarda anche i passaggi televisivi, che sono una grossa fetta economica. Ma i passaggi televisivi, da cui che io sappia, non l'hanno mai dato in prima serata, mi sa, non so. Non lo so, io su Sky l'ho visto. Però di solito quando un film sul Mediaset o la Rai non lo danno in prima serata, non perché sia troppo horror o non adatto ai ragazzini, vuol dire che proprio sanno che non è fatto per una gran... No, ma anche, secondo me anche il film non è fatto per il grosso pubblico. Cioè io l'ho apprezzato. Io per esempio già se lo facessi vedere a mia moglie non l'apprezzerebbe come l'apprezzo io, perché a me piace quel genere. Capito? Cioè io per esempio, io sono patito di Matrix. Sì. Cioè per me Matrix è un film strepitoso, mia moglie non lo capisce. E parliamo di due persone che insomma abbiamo una famiglia insieme, sì. Viviamo nello stesso ambiente, stessa classe sociale, però sono proprio due modi di vedere il cinema in maniera differente. Io faccio un altro esempio, io secondo me uno dei più... te lo ricordi Armageddon? Sì. Chi doppiava Bruce Willis? No, però mi ricordo che non si poteva sentire. Mi bravo, il film io lo trovo strepitoso. E nonostante quel tipo di doppiaggio era bellissimo. Sono quelle cose che vanno al di là. Saprei come dire, vanno al di là. Io ammetto che il doppiaggio, se è fatto molte male, volte mi frena. Per esempio, bravo, non so, ma infatti visto... il doppiaggio aiuta molto se il film non è bello. Però un brutto doppiaggio, un film bellissimo, non è che lo può distruggere un film. Cioè, comunque il film resta, l'immagine, come su Matrix, il secondo e il terzo. Sul primo tu uscivi dal cinema che stavi, cioè, rimanevi due giorni a bocca aperta, secondo e terzo no.
Sono bei film, ma non sono il primo. Il primo è un altro livello proprio. Sì, no, dopo i seguiti sono sempre fatti per dire incassiamo, se è andato bene il certo. primo, proviamo anche. Ma infatti i casi di sequel belli sono pochissimi. Bravissimi. Pochissimi, guarda. Veramente pochi, si contano sulla punta più del dito. Quei film che magari sono staccati l'uno dall'altro, per esempio Indiana Jones. No, mi piace il terzo, con il padre. Sì, che era Ciccone, glielo benedica. Lui però ecco, il secondo mi è piaciuto meno. No, ma anche come immagine, molto molto crudo, tutte queste scene con la mano, che è una cosa un po' pesantina. Peccato, perché poi invece il primo e il terzo non hanno mai, sempre rimasti su un buon livello. Eh beh, sì, avevano sempre, è strano perché il primo e il terzo avevano sempre un tema religioso. Sì. Il due è completamente. Sì, ma poi era cosa questa con i bambini, questi bambini schiavizzati lì a lavorare. Insomma, era un po' pesantina e poi la quarto, situazione. Non so se l'hai visto. Il quarto Indiana Jones. No, ancora non l'ho visto. L'ho fatto da poco. È un po' strano perché dopo diventa quasi fantascientifico e si distacca completamente dagli altri. E poi come lì, tanti film esagerano perché usano troppa computer grafica. E infatti la bellezza di Matrix qual è? È che usano ancora i fili. Però la bellezza era quella, queste scene girate a 360 gradi con i fermi immagine alta definizione, cosa pazzesca proprio. Dove non c'era appunto l'effetto speciale, sì, era ridotto al minimo. Era proprio ridotto al minimo. Che... quella è la genialità, è quella. La genialità è quella. La prima cosa che ho doppiato, io avevo 9 anni e stavo alla Safa Palatino, che adesso sono diventati studi televisivi di Mediaset. No, sì, di Mediaset, credo. Me lo ricordo, forse di Mediaset, sì, perché dove facevano, non è la Rai, quegli studi là, una volta c'erano le sale di doppiaggio e c'erano dei set di cinematografici, e, al Colosseo praticamente, attaccati al Colosseo, e avevo 9 anni e il direttore era Gualtiero De Angelis, papà di Manlio De Angelis, quindi il nonno di Vittorio e di Eleonora, e mi ricordo che feci la mia prima cosa lì, facevo un bambino, non mi chiedere il titolo, sì. 9 anni, ne ho 44, fatti due. Saluto tutti gli utenti del sito Calliopea e continuateci a seguire con lo stesso interesse con cui ci avete seguito fino ad oggi.